tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi volevo condividere con voi questo pacchettino un po' qua martoriato. Sì, ho tolto l'etichetta con i dati personali. Volevo condividere questo pacchettino che arriva dalla Germania e che ho comprato su Amazon. Vi anticipo che è un Funko Pop, una di quelle figurine in, non so che materiali siano, penso materiale comunque plastico, molto famoso, insomma, sono molto in voga ultimamente, negli ultimi anni, e che rappresentano, insomma, vari personaggi di serie TV, film, eccetera. Quindi, non pensavo dirla tutta di che ne avrei mai comprata una, perché sinceramente non mi interessano tanto, insomma, questo tipo di gadget, chiamiamoli. Però, insomma, ce n'è qualcuna che tengo d'occhio da un po' di tempo e che mi piaceva in particolar modo, quindi ho deciso di acquistarne e non pensavo anche in questo caso che avrei iniziato proprio con quella che ora vi vado a mostrare di seguito. Allora, innanzitutto spero che il pacco sia integro, anche la scatola all'interno, spero di non tagliare nulla. Allora, non so se ne prenderò altre, per ora ho questa che ho trovato ad un buon prezzo. Wow, che bella! Guardate un po' qua. Ah, perfetto, è tutto in ordine. È Mike della serie Stranger Things. Mi piace la serie, l'ho vista, e devo dire che anche il personaggio è molto interessante. E in particolar modo quello versione pop, Funko Pop, mi piaceva parecchio, quindi ho deciso di acquistarlo. Qua cosa c'è? Ci sono, ah, vabbè, save this note per il reso, vabbè, ma non credo che farò il reso. Perfetto, la scatola è in perfette condizioni. Va bene, non è rovinata, eccetera. Dicevo, l'ho trovato ad un buon prezzo, un ottimo prezzo su Amazon, considerando che questo Funko Pop fino a qualche mese fa è arrivato addirittura a costare su 50 euro. Dicono che sia una specie, non lo so sinceramente, comunque sia, l'ho trovato su 10 euro su Amazon e come regalo di compleanno me lo sono voluto concedere. Mi piace, devo dire, molto carino. Quindi questa è la scatola. Io lo apro, ragazzi, perché sinceramente io non lo rivenderò, però so che dalla mia poca cultura che ho in questo tipo di oggetti qua, se uno va, deve rivendere questa pupazzetto, perché in teoria di questo si tratta, va venduto insieme a tutta la scatola originale, tutti i componenti della scatola. Quindi attenzione a non rovinare la scatola. Anzi, molti li tengono direttamente nella scatola e li espongono. Io, a me non interessa sinceramente, io se una cosa non è che la tengo nella scatola, poi al massimo la rimetto a posto, la conservo la scatola. Ok, si stacca tutto. Wow! Bello! Allora, devo dire, me l'aspettavo più leggero, invece bello, non dico che è pesantissimo, però è consistente. Bello, no, bello, bello. Per essere molto bello, guardate qua le lentiggini. Allora, vediamo se. No, vabbè, ragazzi, è dipinto perfettamente. Anche i dettagli, guardate lo zaino, che carino. No, ragazzi, per essere fatto molto bene, non so se girano la testa. Ah, sì, forse si la girano, vedete? Vabbè, ragazzi, spero di non star combinando, cioè di non combinare danni, quindi la lascio così perché si mantiene in piedi perfettamente. Sono carini, dai, hanno questa testa che è un po' più grande del corpo, sproporzionata rispetto al corpo, che rende il tutto molto più cartoon, più fumetto, molto bello. Bello anche come, sì, è plastica, ma non è rigida come plastica, sembra quasi un po' gommoso al tatto. Bello, molto molto bello, sinceramente, non me l'aspettavo così carino. Sì, sono contenta, dai. Simpatico, sarà lì in esposizione sulla mensola e farà la sua figura, dai. Carino. Poi, se uno piace la serie, è anche un qualcosa in più, no? Comunque, devo dire, è fatto molto bene, come dettagli, anche qui qua la ricetta smittente, è fatto bene, l'antennina, attenzione nel caso la rompo, è fatto molto bene, tutto preciso. Bello, sono contenta, dai. Sono, sì, mi ritengo soddisfatta. Primo Funko Pop, andata. Bene, questo è tutto. Mike vi saluta e ci vediamo a presto in un nuovo video.